braccia antidopati per non sentire la fatica, obbligati ad assumere stupefacenti per lavorare ancora di più. A Sabaudia, l'altra faccia del caporalato, con professionisti e colletti bianchi al servizio dei padroni. In particolare un medico di Sabaudia che somministrava o permetteva la somministrazione attraverso un ricettario che era finalizzato esattamente a questo, di medicinali che dovevano essere assunti per reggere 14 ore di lavoro in un'attività bracciantile che è particolarmente faticosa, significa a volte camminare in ginocchio anche per molte ore con due pause da 15 minuti per raccogliere gli ortaggi che arrivano sulle nostre tavole. Nell'azienda dove esiste un sistema elaborato di sfruttamento abbiamo i lavoratori che entrano all'alba dall'azienda e escono al tramonto, un numero di ore importante per un'attività fortemente gravosa per il fisico di questi lavoratori, e poi emergono i fatti inquietanti come quelli di queste ore. Una forma di sfruttamento che non è una novità, anche se i farmacisti della zona preferiscono non parlare. Poi cosa ci può essere dietro? I braccianti andavano in farmacia con una ricetta falsa, acquistando, a carico del Sistema Sanitario Nazionale, un farmaco stupefacente con principio attivo ossicodone. Di un farmaco che è stato anche definito nella sua sostanza di base l'eroina dei poveri. Serve generalmente per quegli stati gravosi di malattie avanzate allo scopo di non sentire il dolore. In questo caso specifico serve soprattutto per, come dire, come fortissimo analgesico allo scopo di reggere ritmi di lavoro particolarmente intensi. Possiamo parlare di un sistema organizzato, rodato, molto più ampio rispetto al sistema aziendale, perché in questo caso parliamo per l'appunto di avvocati, farmacisti e un medico di base, e non è uno sfruttamento occasionale, non avviene ogni tanto, ma è sistemico da anni e per l'appunto è in questo senso organizzato e non riguarda soltanto il puntino, evidentemente. Allora.